Johnson Space Center a sud di Houston, il posto che storicamente ha sempre fatto addestrare gli astronauti americani dal programma Apollo e successivi. Anche lì è Roberto Vittori. 10, 9. Ogni mattina alle 8 del mattino inizia l'attività lavorativa, simulatori, studio, prove fisiche, esami, tanti. L'astronauta in ultima analisi è uno studente. Tutto questo ti coinvolge pienamente e completamente per un periodo lungo, oltre l'anno, e poi finalmente il giorno del lancio. La missione spaziale è tutta una particolarissima sequenza di momenti speciali, dall'arrivo al razzo, alla fine del conto alla rovescia, l'accensione dei motori, l'arrivo nello spazio e poi la vita a bordo in microgravità per finire con il rientro. Se in tutto questo dovessi scegliere un momento speciale tra i tanti, sicuramente andrei a ricordare quella fortissima emozione che provai la prima volta dopo l'ingresso in orbita, che con la coda dell'occhio ho visto attraverso l'oblò la Terra che lentamente si allontanava. Turismo spaziale è sicuramente una realtà importante. Io stesso nella missione Marco Polo ho volato con il cosiddetto identificato secondo turista Mark Shuttleworth. È stata un'esperienza estremamente interessante. Detto questo, dico anche che personalmente non credo al futuro del turismo nello spazio. Lo spazio è un ambiente ricco di opportunità, ma non è necessariamente un porto turistico. La vita in microgravità è bellissima, entusiasmante, c'è un'emozione incredibile sapere che si sta lavorando al confine del nostro orizzonte tecnologico, ma è altrettanto impegnativa e anche pesante per il fisico. Lo spazio con la microgravità non è l'ambiente naturale per l'uomo, quindi turismo, ma nel senso di cercare anche in questo caso di andare a provare come privato esperienze che sulla Terra non si provano. Ora, detto questo, sottolineo anche che in realtà l'altro aspetto del turismo è l'evidenza che lo spazio è sempre più accessibile a tutti, e questo è molto importante. L'esplorazione umana nello spazio ovviamente non ha un limite prevedibile. In questo momento, per limiti tecnologici, è impensabile ipotizzare destinazioni oltre a Marte, ma è semplicemente collegato a quella che è la realtà di oggi, collegata ai sistemi propulsivi e alla capacità nostra come esseri umani di sopravvivere in microgravità. La Luna è più vicina oggi, ma in realtà è stata sempre vicina. La faccia oscura della Luna anch'essa è stata sempre oscura, così come la faccia visibile. Ovviamente aver possibilità di camminare sulla Luna sarebbe una incredibile emozione in aggiunta a quanto già provato. Forse non sarò io, ma quando vedrò qualcuno camminare sulla Luna è come se ci fossi anch'io in quel momento. We have liftoff. All systems go.